Ciao a tutti e bentrovati. Oggi andiamo a vedere questo regalo che Castley Guitar mi ha voluto fare in onore della nostra collaborazione, cioè questa Castley Renato Pezzano Signature, lo dico con un minimo di orgoglio e molto imbarazzo. Naturalmente la chitarrina che osserviamo, personalizzata con tanto di targhetta, firme e via dicendo, è assolutamente similissima esteticamente a una David Gilmour. Diciamo che questa non è stata una cosa voluta, è stata più un omaggio di Castle Sound alla mia passione per lo zio David. Mentre se esteticamente è molto simile, anche se abbiamo la tastiera in acero non lucidato, che comunque ha delle dimensioni, una medium jumbo, quindi un po' più spessa rispetto a quella della David Gilmour, della Fender David Gilmour. Abbiamo anche qui la caratteristica levettina, che in posizione al ponte va a inserire tutti e tre i pickup insieme per farli suonare simultaneamente. I due pickup alla tastiera e al centro sono assolutamente dei magneti standard della serie Highway, mentre il pickup al ponte è un pickup Japan Custom, praticamente un vecchio pickup in alnico che si montava sulle vecchie Squire Made in Japan, o meglio quando le Fender erano Made in Japan non si chiamavano ancora Squire. Per il resto, ripeto, una bella tastiera è piuttosto importante. Infatti, questa chitarra è adatta per chi ha delle mani abbastanza grosse, delle dita abbastanza lunghe. Il ponte è un classico ponte standard. Abbiamo i due toni e sentiamone un attimino le caratteristiche timbriche. Sulla posizione alla tastiera devo dire che è molto vicina. Ha un suono ghilmuriano, mantenendo una brillantezza molto molto bella che io apprezzo tanto. Se mettiamo la posizione in controfase, quindi pickup al ponte, pickup alla tastiera e pickup al centro insieme, abbiamo un suono invece decisamente no fleriano, che ci ricorda veramente i Dire Straits. Al centro il suono ovviamente si arrotonda di nuovo, mantenendosi sempre molto brillante. Anche qui in controfase tra centro e quindi il pick-up giapponese riabbiamo decisamente una sonorità no fleriana. Mentre sul pick-up al ponte abbiamo proprio il classico suono fenderoso, quasi adatto per il country. Se invece splittiamo insieme e mettiamo insieme tutti e tre i pick-up, abbiamo un bel suono twang da decisamente una Telecaster. Ultima chicca, le meccaniche sono delle Goto Vintage, quindi assicurano decisamente una bella tenuta di accordatura allo strumento. Che dire, grazie a Castley, grazie a Vincenzo Margherita per questa attestazione così di fiducia, di stima reciproca, e speriamo che la nostra collaborazione a questo punto possa continuare secondo i migliori auspici. Un saluto a tutti voi.